Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura c'è la cronaca. Vincenzo Ciamponi e Antonio Caponetti, rispettivamente direttore generale e direttore sanitario della ASL di Pescara, sono indagati per reati che vanno dall'abuso d'ufficio all'epidemia colposa. L'inchiesta infatti è a seguito dell'escalation di contagi nel pescarese. Il servizio. Un'inchiesta sulla gestione della pandemia fa tremare i vertici dell'ASL di Pescara. La Procura della Repubblica del capoluogo adriatico ha inviato un'informazione di garanzia al direttore generale dell'ASL 3, Vincenzo Ciamponi. Con lui è indagato in concorso morale e materiale anche il direttore sanitario Antonio Caponetti. Nei giorni scorsi in ASL avevano eseguito un decreto di esibizione e avevano acquisito verbali e atti relativi all'emergenza e dati sui contagi. L'inchiesta infatti è scaturita a seguito della crescita esponenziale nelle ultime settimane dei casi di Covid a Pescara e nell'area metropolitana. Gravi reati contestati che vanno dall'abuso d'ufficio all'epidemia colposa. A far sapere di aver ricevuto l'avviso di garanzia è stata la stessa azienda sanitaria. Ho massima fiducia nell'operato della magistratura, ha dichiarato il direttore generale Ciamponi. Veniamo ora al consueto bollettino sull'andamento del virus in Abruzzo. Quest'oggi 187 nuovi casi, 12 i morti e c'è da aspettarsi ulteriori restrizioni che sono state chieste al governo di Roma dal Comitato Tecnico Scientifico. 187 nuovi casi di Covid in Abruzzo su 10.195 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo dell'1,8%. Il più piccolo tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 96. La provincia più colpita è quella di Chieti con 85 nuovi casi, seguono quella di Pescara con 75 casi, quella dell'Aquila con 61 casi e il Teramano con 45 casi. 10 invece sono i contagiati che provengono da fuori regione. 12 morti, di cui 7 però sono decessi avvenuti nei giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle ASL. I guariti sono invece 294. Sempre più critica la situazione negli ospedali, dove aumentano anche oggi i ricoverati. Sono 7 in più rispetto a ieri quelli in area medica, per un totale di 672 pazienti. 3 in più sono invece ricoverati in terapia intensiva, con 8 nuovi ingressi, dove attualmente i posti letto occupati sono 87. I positivi accertati in Abruzzo sono attualmente 13.325, meno 119 rispetto a ieri. E intanto c'è da aspettarsi nuove restrizioni. Quest'oggi il Comitato Tecnico Scientifico ha proposto al Governo centrale di imporre in tutta Italia le chiusure del fine settimana, come già accaduto sotto Natale, col fine questo di evitare un lockdown generalizzato. Chieste inoltre misure più restrittive nelle zone gialle e arancioni, nonché zone rosse locali che scatterebbero automaticamente dove l'incidenza del virus supera i 250 casi ogni 100.000 abitanti. Rimaniamo sulla cronaca. Un uomo di 54 anni di Chieti, pregiudicato ex imprenditore edile, condannato in via definitiva alla pena di anni 10 e 6 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale continuata aggravata, reati persecutori e calunnia. È stato arrestato l'8 marzo dagli agenti della squadra mobile della Questura di Chieti che hanno eseguito l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti. L'uomo, che si trovava in detenzione domiciliare per problemi per motivi di salute, è stato rinchiuso ora nel carcere di Vasto. I fatti per i quali è stato condannato si erano verificati nel corso degli anni 2013 e 2014, allorquando la ex moglie dell'uomo, a causa di gravi problemi di salute di una delle tre figlie e avendo necessità di aiuto per la gestione della malattia, era stata costretta a tornare a vivere nella casa coniugale, portando con sé le figlie. Dopo un breve periodo apparentemente tranquillo, l'uomo aveva iniziato a essere aggressivo nei confronti dell'ex moglie e delle figlie, di cui una di appena 11 anni, rendendosi protagonista di continui episodi di maltrattamento. Peraltro nei confronti della ex moglie, per tutto il periodo della convivenza, si era reso responsabile di numerosi episodi di violenza sessuale, atti ai quali la donna veniva costretta con la violenza delle percosse. È arrivato ieri l'arresto, proprio nella giornata internazionale dei diritti della donna. Cambiamo argomento, partiranno a breve i lavori alla scuola Michetti di Pescara, soddisfatti i consiglieri di centrosinistra che avevano portato avanti la battaglia. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti.
Sono pronti i lavori per la scuola Michetti, una battaglia che ha portato avanti il centro-sinistra nella precedente consigliatura. Sì, perché purtroppo questo è un quartiere che nel giro di pochissimi anni ha perso tutte le scuole, ha perso la scuola dell'infanzia di via Montesiello, ha perso la scuola primaria di via Montesiello e ha perso la scuola media in questi ultimi mesi qui di via del Circuito. Soltanto grazie alla lungimiranza del centro-sinistra nel 2018 è stato inserito questo progetto nel piano per l'edilizia scolastica della Regione Abruzzo e quindi anche poi del Ministero, e oggi sappiamo che per fortuna questa scuola potrà avere un futuro perché appunto quella lungimiranza ci ha consentito di inserire la scuola in questa progettualità. Purtroppo è insufficiente per il quartiere perché la battaglia continua con via Montesiello, dove la scuola è ancora chiusa e dove non c'è ancora una progettualità vera e propria. È un quartiere che comunque da tanto la città, tra l'ospedale, la ferrovia e la regione, la provincia eccetera, non può restare privo di scuole e oggi purtroppo è ancora privo di scuole. Per fortuna, grazie, ripeto, alla lungimiranza della vecchia amministrazione sia in comune sia in regione, questa scuola appunto la Michetti riuscirà a riavere una funzione per il quartiere. Cosa ne sarà di queste scuole una volta terminati i lavori? Una volta terminati i lavori speriamo che possano rientrare quanto prima i ragazzi della Michetti, dell'infanzia e della primaria. La questione è adesso soprattutto monitorare e valutare bene i tempi e quindi la calendarizzazione di tutti quanti gli interventi, perché quello che ci preoccupa sono appunto questi. Ci vorrà tantissimo tempo per mettere in sesto la struttura, quindi addirittura ci sono anche un po' di discrepanze tra la relazione dei tecnici e quanto prevedono i dirigenti. Di fatto ci sono 460 giorni, quindi 460 giorni dall'avvio di tutto. Forse tutto questo ritardo poteva essere evitato. Poteva essere evitato non per cause che purtroppo riguardano il Ministero, piuttosto per cause rintracciabili sull'operato della Regione, che è stata notevolmente manchevole da questo punto di vista. Torniamo ora sulla questione del meteo, con la tanta neve che è caduta questa notte in Abruzzo. Disagi nella giornata di oggi per il maltempo che nelle zone interne a causa della neve ha creato problemi anche sulla A25 Pescara-Roma, soprattutto nella prima parte della mattina quando è stato chiuso il casello di Sulmona-Pratola-Peligna per mancanza di presidio. Diversi automobilisti colti di sorpresa dalla neve hanno poi deciso di non proseguire in direzione della capitale. Con il trascorrere delle ore poi la situazione è migliorata, con il traffico che ora tornato regolare su tutto il tratto, nonostante la neve continui a cadere in alcuni tratti. In azione i mezzi di Strada dei Parchi, oltre a quelli della Polizia Autostradale. Come dicevamo, sono stati tanti i disagi. Da segnalare un tir che è uscito fuori strada sulla Tiburtina tra Corfinio e Raiano, con i carabinieri che hanno deviato il traffico verso Pratola Perigna. In particolare è stato il tratto della Statale 17 che collega Sulmona a Pratola Perigna a provocare le più importanti criticità. Problemi e disagi si sono verificati anche per raggiungere il drive-in dell'Incoronata Sulmona, dove era prevista la consueta seduta per la somministrazione dei tamponi. Il personale dell'arma che presidia le tende del pretriage è prontamente intervenuto per limitare i problemi. È da segnalare che questa mattina un camion che trasportava il vaccino Pfizer destinato agli operatori sanitari e agli over 80 è rimasto bloccato, provocando ritardi sulla consegna, ma come detto ora il traffico è tornato regolare. Andiamo in area Vestina. Il consorzio Rilancio Vestino, a meno di un anno dalla sua costituzione, approva favorevolmente il bilancio di esercizio 2020, nato per dare aiuto ai cittadini riguardo l'attuazione dell'eco e sisma bonus. Il consorzio sta diventando una risorsa importante per le imprese del settore in crisi negli ultimi anni. Stefano Recanati. Il consorzio Rilancio Vestino, nato 8 mesi fa dalla intuizione e volontà di un gruppo di imprenditori nell'area vestina con lo scopo di creare una rete di imprese ed artigiani in grado di offrire un servizio completo al cliente per lavori di riqualificazione legata al super bonus 110% o riduzione del rischio sismico, nei giorni scorsi ha presentato e votato favorevolmente il primo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con ricavi che raggiungono quasi il milione di euro. Era luglio 2020.
2020 quando abbiamo intrapreso questa avventura con tanti dubbi, tanti buoni propositi, ma anche con la possibilità di non riuscire. A distanza di 8 mesi sono circa 100 i cantieri in avviamento, da quel 24 di novembre dove è partito il primo cantiere, quindi circa un cantiere al giorno. Oltre 1350 commesse acquisite, con uno staff di fisso di oltre 20 dipendenti che quotidianamente dà un punto di riferimento all'intera comunità. E questo ci dà enorme soddisfazione anche per il futuro. Quello che voglio sottolineare è che le imprese si sono comportate e si stanno comportando da vere consorziate. L'ottica della cooperazione è rimasta il nostro core principale e siamo molto contenti. Senza fare grandi rumori e grandi dichiarazioni, abbiamo ottenuto molto di più di quello che ci aspettavamo. Le persone a cui questi lavori sono stati già svolti, già finiti, sono felici, sono contenti. Quando si fa un lavoro, fra virgolette, gratis, si tende a commercializzare e ad abbassare gli standard. Abbiamo accontentato nelle misure in cui abbiamo potuto, lasciando gli standard altissimi, per cui i clienti sono molto contenti. Ad oggi questa è stata e sarà sicuramente un'occasione importante per tanti cittadini che vorranno avvalersi di professionisti del settore a costo zero per vedere la propria casa migliorata grazie all'ecobonus. L'altro obiettivo raggiunto dal consorzio è quello di aver ridato ad imprese, professionisti e tecnici dell'area vestina quella opportunità lavorativa che la crisi edile prima e il Covid oggi stavano cancellando. C'era una sofferenza dal punto di vista edile in questo momento, soprattutto anche in questo momento di Covid. E questa è stata la vera svolta, forse, la vera opportunità che in tanti hanno cavalcato e quindi veramente stiamo dando respiro al nostro territorio. E ora una notizia aggiunta da poco in redazione. È stato appena sottoscritto l'accordo tra la Regione e i sindacati dei medici di medicina generale che segna l'avvio della collaborazione per la campagna vaccinale Covid-19. Il documento è stato sottoscritto dall'assessore alla salute Nicoletta Verì e dal segretario regionale Franco Pagano e dello SMI Pierino Picciani e dello SNAMI Nicola Grimaldi. Se abbiamo la foto possiamo mostrare della firma tra la Verì con i sindacati della ASL che ci è appena giunta. L'adesione alla campagna vaccinale dei medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale avviene su base volontaria e nei prossimi giorni ciascuna ASL provvederà ad acquisire le disponibilità. I medici di assistenza primaria potranno vaccinare nei propri studi al domicilio dei pazienti o nei punti di vaccinazione territoriale che saranno allestiti dalle ASL nel rispetto dei protocolli sanitari di sicurezza per operatori e pazienti. Solo in queste strutture potranno invece operare i medici di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e i medici specializzandi. Sulla base del piano vaccinale nazionale e regionale, della disponibilità dei vaccini e delle indicazioni per le quali sono approvati, verranno tempestivamente fornite ai medici indicazioni sulle categorie da sottoporre a vaccinazione. Oltre alla calendarizzazione delle operazioni, sarà assicurata la fornitura delle dosi di vaccino necessarie a consentire il numero di inoculazioni periodicamente programmate presso gli studi dei medici di assistenza primaria e il numero di inoculazioni programmate che il medico potrà effettuare nei punti territoriali. Il medico di assistenza primaria collaborerà anche ad integrare gli elenchi degli assistiti che hanno manifestato l'interesse alla vaccinazione anche attraverso la piattaforma regionale e fornirà loro tutte le informazioni necessarie oltre ad assisterli nella compilazione preventiva del consenso informato. Si occuperà inoltre della sorveglianza sui vaccinati segnalando tempestivamente eventuali reazioni avverse. È un passo fondamentale, sottolinea l'assessore alla salute Nicoletta Verì, che imprimerà un'accelerazione alla campagna vaccinale nella nostra regione migliorando l'organizzazione e garantendo quell'assistenza sanitaria di prossimità che diventa centrale, ha concluso la Verì, in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo. Andiamo avanti con il nostro telegiornale Follow the Future Montesilvano, e questo è il contest ideato dall'amministrazione montesilvanese e dedicato ai giovani che potranno coltivare le loro passioni in questo periodo di pandemia.
In un periodo come questo, dove chiaramente al di là dell'assoluta mancanza di eventi, intrattenimenti, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto musicale, Sanremo ci ha dato un esempio in questo senso proprio di recente, volevamo dare un momento, quindi non solo artistico ma anche diciamo socialmente un po' più attivo ai nostri ragazzi. Quindi abbiamo creato questo contenitore che girerà sulle pagine social, che si chiama Follow the Future, la pagina sia su Instagram che su Facebook. E all'interno di questo contenitore gireranno tutte iniziative un po' più fresche e giovanili, come appunto la Music Battle, che è solo la prima di tante iniziative che porteremo avanti. Com'è nata l'idea di questo contest? Volevamo cercare di mettere in luce i tanti talenti che ci sono nel territorio di Montesilvano e della nostra regione, dell'Abruzzo, e quindi abbiamo pensato, grazie all'amministrazione comunale di Montesilvano, di creare questo contenitore che riguarda 360 gradi l'arte, per poi dividerlo nella Music Battle, che invece è questo contest dedicato solamente alla musica e ai talenti di Montesilvano, che permetterà al vincitore di avere una prima release da professionista, quindi una produzione nostra, un video dai ragazzi di Photozone, mentre agli altri partecipanti comunque di essere ascoltati da professionisti del settore, che non è cosa da poco, specialmente in questi giorni dove non è possibile fare musica live, siamo tutti quanti a casa e quant'altro, quindi dare la possibilità di mettersi in mostra con la possibilità di essere ascoltati da professionisti del settore. Questa era l'idea. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Partiamo dal calcio di Serie B. Doppie sedute oggi e domani per il Pescara, che prepara la partita di sabato contro il Pordenone. L'assenza di Drudi e le condizioni non ottimali di Bocchetti e Balzano suggeriscono al tecnico Grassadonia di valutare l'ipotesi della difesa a 4. Le prossime sedute faranno capire il tecnico opterà di conseguenza per questa soluzione o se confermare il 3-5-2. Andrea Costantini. La squalifica di Mirko Drudi potrebbe accelerare qualche modifica tattica in casa Pescara in vista del match di sabato contro il Pordenone. Niente di definitivo, ma il tecnico Gianluca Grassadonia comincia a fare un pensierino alla difesa 4. Oltre all'assenza certa di Drudi, pesano molto le condizioni di Salvatore Bocchetti, che si porta dietro i problemi al polpaccio che gli hanno fatto saltare le partite con Lecce e Spal e lo hanno limitato a poco più di 10 minuti a Cittadella, quando ha stretto i denti per sostituire proprio Drudi, vittima di crampi. Bocchetti non sta ancora bene e non è rientrato in gruppo. Anche Balzano non è recuperato dopo i problemi al ginocchio riportati al tombolato. Insomma, se Grassadonia dovesse decidere di tenere la difesa a 3, dovrebbe spostare al centro Scognamiglio, ma poi non avrebbe un braccetto mancino naturale sulla sinistra del trio di difesa. Oppure, sempre al centro, inserire uno tra Gut e Sorensen, in un ruolo dove però entrambi potrebbero trovarsi a disagio. Senza dimenticare che anche le condizioni del difensore danese non sono ottimali. Una difesa a 4 permetterebbe anche di avere un giocatore offensivo in più, potenzialmente utile per fronteggiare l'anemia offensiva del Pescara. Occhio però, anche Roberto Breda, dopo l'arrivo di Machin, lavorò sul cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-3-2-1 per dare alla squadra più qualità e più soluzioni offensive. Un'ora con la Salernitana e poi le partite con Chievo e Regina. 3 sconfitte e lo stesso Breda ammise dopo il KO coi calabresi che il cambio aveva tolto certezze e punti di riferimento ai giocatori. Insomma, Grassadonia valuterà in questi giorni quale sarà la scelta più opportuna per gli equilibri della squadra e lo farà mettendo come di consueto il gruppo sotto torchio. Oggi e domani doppie sedute al Poggio, sabato al Guido Tegil di Lignano si affronteranno poi due squadre scottate dalle ultime direzioni arbitrali. Il patron dei Ramarri, Lovisa, schiuma rabbia e invoca rispetto. A far traboccare il vaso il mancato rigore al Pordenone sabato scorso contro il Monza per un intervento di mano in area di Bellusci quando si era sull'1-0. In casa Pescara le recriminazioni si sono concentrate sul rigore che ha deciso la partita con la Spal e sulla gestione dei cartellini di La Penna, che si è riverberata sulla espulsione di Drudi, anche se lo stesso Grassadonia ha poi parlato giustamente di grande sciocchezza commessa dall'esperto difensore. Anche il Pordenone però è in difficoltà, come il Pescara, per altri motivi. La partenza di Dio non è stata ancora metabolizzata, una sola vittoria centrata nelle ultime 9 partite, successo casalingo che manca dal 16 gennaio e un trend discendente in classifica.
classifica che somiglia a quello del Delfino della scorsa stagione. Per la partita di sabato il tecnico Tesser deve valutare la possibilità di recuperare Mujeric, Bassoli, Butic e Falasco. Difficile la presenza del regista Calò. Serie C, dopo la giornata di ieri, oggi giornata di riposo per il Teramo che si allenerà domani e dopodomani a mezzogiorno per adeguarsi all'orario della partita di sabato a Catania, nella quale torneranno a disposizione Bombagi e Piacentini che hanno scontato la squalifica. Birligia e Cappa invece torneranno in gruppo tra una decina di giorni. Il centrocampista Pedro Costa Ferrera analizza intanto il momento della squadra, scesa all'ottavo posto dopo il pareggio col Catanzaro e a seguito degli altri risultati. Allora ascoltiamolo. No, rammarico no, anzi ci teniamo stretto questo punto perché forse la gente sottovaluta che davanti avevamo il Catanzaro, che a livello di organico ha 22 giocatori esperti, 22 giocatori che sono abituati a vincere campionati. Quindi ci teniamo stretto questo punto anche perché poi non abbiamo creato così tanto, non ci hanno concesso così tanto e quindi penso che sia un grandissimo punto che ci permette di continuare sulla striscia di risultati positivi. Rivedere il Teramo all'ottavo posto esattamente come nella passata stagione, anche se adesso ci sono delle gare per provare a migliorare, che punti di riflessione ti fa avere questa coincidenza, insomma. Sicuramente bisogna analizzare anche le squadre che erano l'anno scorso e quelle che sono quest'anno. Quest'anno sono subentrate Foggia, Palermo, squadre di qualità, si sono rinforzate tutte nel mercato di gennaio. Noi comunque alla fine siamo sempre gli stessi, non è cambiato nulla e quindi poi magari in qualche partita alla lunga lo puoi anche pagare questo sforzo. Però ecco, da qui alla fine non molleremo di un centimetro, questo sia ben chiaro, perché ovviamente dobbiamo e possiamo, abbiamo le qualità per migliorare la nostra posizione, però sapendo sempre che di fronte abbiamo squadre sempre più attrezzate. L'esperienza conta in questa categoria, tu sì, puoi avere 4-5 giocatori di esperienza, se poi hai tutti i 2000 che comunque ne faranno di strada perché sono tutti ragazzi in gamba, ad oggi diventa complicato. Quindi la gente si dimentica che sono le squadre che sono ai playoff sono super attrezzate, quindi noi stiamo dando il massimo, il nostro massimo ad oggi rispecchia il settimo, ottavo posto in cui siamo e che sicuramente vorremmo migliorare, però ad oggi stiamo dando il 100%. Catania e Ternana, Pedro Costa Ferreira sarebbe, il Teramo dovrebbe essere soddisfatto se uscisse con quanti punti? Questa è una domanda difficile da rispondere. Sicuramente non perdere tutte e due sarebbe già fantastico. E ora la pallavolo in A2, ottimo momento della Siecortona che vince in rimonta a Cantù al quinto set. Domani sera recupererà in casa con Reggio Emilia, match importante per il quinto posto. In A3 invece terzo stop consecutivo per l'Abba Pineto che però lotta strenuamente sul campo della prima della classe Galatina, ma deve cedere in 4 set. Sergio Zappalorto. In A2 la Siecortona continua a stupire, perde 2 set a Cantù, poi si ricompatta e stravolge ogni cosa espugnando la Brianza. Lo fa con personalità e un filo di ribellione contro il destino perverso che impedisce da una vita al sestetto di lanci di giocare al completo. Assente ancora il forte Cantagalli, trova comunque un'altra serata di grazia di 7, 23 punti e 5 ace, ma anche di Marinelli, Carelli, Menicali, di tutti insomma. E domani ecco il primo dei due recuperi interni alle 20:30 contro il Reggio nell'Emilia in un autentico spareggio per la quinta piazza per ora. Perde di nuovo e sono 3 di fila l'Abba Pineto che scivola al quarto posto, 3-1 in quel di Galatina, ma stavolta sul campo di una fortunata capolista niente va rimproverato al team di Rosichini. Parlano i parziali a 23, a 24, a 25, 3 set persi, a 19 quello vinto. È mancato un soffio di concentrazione in più in coda, soprattutto nelle battute. Il tutto a vanificare la serata mostruosa di Morelli, 35 punti e 64% in attacco. Peccato, ma i segnali di ripresa sono evidentissimi. Si conta in uno sprint in crescendo nelle ultime 3 gare della prima
prima fase, la strada verso il traguardo è ancora tutta spalancata. In via riposo per Alba e Paglieta non gioca nemmeno Chieti nell'orbita femminile di B1, dove scivola con poca buona sorte e un po' sorpresa l'Altino. A vincente derby di B2, dove a Teramo la Rabona di Cesarone fa il colpaccio 3-1 nelle immagini, resta a meno 1 dalla vetta, dove domina il Porto Sant'Elpidio. Primo successo interno e secondo consecutivo, infine, del Pescara 3, che batte 3-0 nelle immagini col cuore e la voglia matta di farcela, un buon Pagliare del Tronto, percorso nuovo quello intrapreso dalle ragazze di Mazzuccato, giovani e brillanti, attese al varco con curiosità e fiducia. Questa edizione del TG6 termina qui. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo. Il TG6 invece tornerà alle 23 con l'edizione della notte. Grazie per averci seguito, una buona serata.